tra tutte le figure della mitologia sarda, gli esseri più magici sono senza dubbio le Janas. Il premio Nobel Grazia Deledda ce le descrive come piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tessere stoffe d'oro. Ma sono davvero queste piccole innocenti fatine oppure le leggende celano qualcos'altro? Andiamo a scoprirlo. Le Janas sono descritte come piccole, lucenti e schive che abitano in mezzo alla natura, lontane dagli esseri umani con le quali ogni tanto hanno a che fare. Loro sono dedite alle loro due grandi invenzioni, le sacre arti della filatura e della lievitazione del pane col lievito madre. Di loro sono state costruite molte leggende che si arricchiscono sul piano locale dalle diverse tradizioni. Hanno una carnagione molto pallida, lunare, argentea, e già da qui si capisce qualche collegamento con le divinità lunari. Infatti loro agiscono principalmente di notte, sono ctonie, sono esseri sotterranei che richiamano le antiche dee e la sacralità della luna. La filatura a cui sono legate come arte che, secondo la tradizione, insegnarono alle donne, richiama il mito delle tre Moire, le dee del destino, e il loro potere di incidere nella vita degli uomini, recidendo appunto il filo. In questo forse possiamo trarre un elemento per dire che sono un residuo della memoria delle antiche dee. E anche delle sacerdotesse. Come le sacerdotesse, le Janas dovevano essere vergini. Se si fossero unite agli uomini, avrebbero perso completamente i loro poteri. Il loro nome poi richiama la dea Diana, che col cristianesimo venne demonizzata, venne identificata come una figura oscura, e così vennero demonizzati tutti i culti a lei associata. E chissà, magari il suo nome con il termine Jana, che è associato a un mondo fiabesco, quindi innocuo, ha conservato segretamente la memoria di questa dea e dei suoi culti. Poiché ogni leggenda conserva tracce di verità, c'è da chiedersi se queste figure, che impropriamente chiamiamo fate, non abbiano piuttosto tramandato sino a noi la memoria delle antiche dee che univano il bene e il male, che erano allo stesso tempo esseri benigni e maligni. Infatti, come queste dee, le Janas erano tendenzialmente benevole, aiutavano tutte le persone pure di cuore con i loro tesori e le loro arti magiche, ma tutto questo avveniva sinché non venivano imbrogliate o offese, perché lì diventavano terribili e vendicative. Nella grotta Janas di Sadali, la leggenda vuole che una grossa stalattite rappresenti proprio un frate che è stato pietrificato da tre Janas per vendetta. E forse in queste antiche leggende si conserva la memoria del potere, poi cancellato dal patriarcato, delle donne di sapere, come le antiche sacerdotesse, che infatti erano ammirate e temute, e legate alle dee che sovrintendevano allo stesso tempo alla nascita e alla morte, al bene e al male, concetti che poi sono stati scissi e opposti. E se dovessimo descriverle con un'immagine sola, le potremmo figurare dentro le loro grotticelle, intente a tessere con fili d'oro ed argento nei loro telai magici. E questa immagine è talmente parte integrante della nostra cultura, della nostra identità, che è stata scelta come tema per la mostra al Museo Archeologico di Cagliari dedicata alle figure femminili preistoriche, donna o dea. Perché proprio come le Janas che uniscono il mondo materiale del quotidiano a quello sacro e divino, queste figure che raccontano la nostra identità ci lasciano il mistero se siano state rappresentate delle dee magiche e sacre, delle donne, oppure entrambe le cose, perché essere donna significava incarnare una dea.